Oggi, sabato 27 maggio, a distanza di 2 anni dalla riapertura del rifugio Chalet Principe Corsini, ci troviamo nuovamente per una nuova inaugurazione. Si inaugura oggi un nuovissimo parco giochi per bambini e servizi innovativi per gli escursionisti. Questa mattina abbiamo inaugurato questo nuovo parco giochi qui a Montenerone, insieme anche dei servizi innovativi per escursionisti, con una tabella con 50 percorsi dedicati agli amanti dell'outdoor, trekking, bike, canyoning, cordate, quindi servizi che servono per poter vivere di più e meglio la montagna. Sicuramente, come dicevi, l'obiettivo deve essere sempre quello di conciliare il rispetto della natura, ma anche con la vitalità di questi luoghi, perché altrimenti da questi luoghi poi spesso ci si scappa. Fabrizia Lucchetti, abbiamo ricordato in questa giornata i prestigiosi premi e riconoscimenti che avete avuto. Sì, quest'anno è stato un anno particolarmente fortunato. Abbiamo iniziato a febbraio con il premio ricevuto alla BIT di Milano, un Best Green Accommodation Italia, quindi questa struttura è risultata la miglior struttura green d'Italia. Un premio molto prestigioso, chiaramente ci ha fatto tanto onore riceverlo e forti di questa vocazione del rispetto dell'ambiente, della montagna, del nostro territorio. E a seguire abbiamo avuto un riconoscimento dallo Slow Food di Urbino e per chiudere questa tripletta oggi abbiamo inaugurato il Parco Giochi, un progetto iniziato 1 anno e mezzo fa circa, quindi ci ha fatto piacere, particolarmente piacere raggiungere l'obiettivo perché è stato anche molto difficile. Sappiamo che qui andiamo ad intervenire in aree protette, quindi è tutto vincolato e poter fare qualsiasi cosa qui rappresenta una sfida, una vittoria al momento del raggiungimento.